Benvenuti, siamo The Way Magazine e questa è la Milano Digital Week 2020, un'edizione della Milano Digital Week totalmente online e noi ne abbiamo approfittato per incontrare virtualmente alcuni esperti del campo dell'informatica e del web e oggi abbiamo con noi con grande piacere Giacomo Uberti. Benvenuto Giacomo. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie Cristian, grazie The Way. Allora, noi di The Way ti abbiamo voluto qui con noi perché tu sei un innovation manager, lavori a Brescia e lavori con alcune delle più grandi aziende in tutti i campi. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori che cosa fai in breve? Sì, dunque io mi occupo in breve di quello che a me piace chiamare divulgazione digitale. Mi occupo insieme alle imprese di progetti di trasformazione digitale delle aziende e adotto, diciamo così, dei progetti di consulenza accompagnando le aziende, le piccole e medie imprese bresciane, non solo, ho collaborato con diverse aziende in Italia, principalmente nel nord Italia, nell'attuare, diciamo così, nell'accompagnarle in questa fase che dura in effetti da un po' di anni, anche se non sembra, di approccio al mondo digitale, alla trasformazione dei loro servizi e dei loro prodotti. Bene, allora Giacomo, siamo proprio nel ventre nella vacca oggi. In questo periodo si parla spesso di post-verità. Ci vuoi dire di che cosa si tratta esattamente? Sì, diciamo che allora il concetto di post-verità è un termine che c'è e che è stato, diciamo così, diffuso le primissime volte a partire dal periodo della guerra del Golfo. Quindi in realtà è un termine che esiste e che è stato coniato diversi anni fa. Ne sentiamo parlare in maniera, diciamo così, intensiva solo recentemente perché è stato utilizzato per semplificare il tema di scostamento tra la realtà e la semplice esistenza di una notizia. Quindi è un po' quel fenomeno che è stato influenzato sicuramente dall'avvento dei social network e dall'avvento di tutti quegli strumenti, di tutti quei media digitali che hanno fatto sì che l'informazione non fosse più soltanto in capo a una cerchia ristretta di professionisti dell'informazione, ma l'informazione è diventata un patrimonio, diciamo così, di dominio pubblico e quindi oggi chiunque con un qualsiasi strumento digitale può di fatto diventare se stesso un media e attraverso questa, diciamo così, trasformazione, questa rivoluzione, di fatto può veicolare informazioni. Questo ha ampliato e amplificato un problema che in realtà è sempre esistito perché il tema della verità legata al mondo dell'informazione è sempre stato un problema. Basti pensare a Colin Powell o a Neil Armstrong sul tema dell'utilizzo di sostanze stupefacenti per dopare la prestazione sportiva, come due esempi estremamente esemplificativi della verità e della non verità legata però a una notizia che invece per il fatto di essere stata enormemente diffusa è data per vera. Oggi che cosa è cambiato? È cambiato il fatto che avendo questi media esteso il loro bacino di potenziali giornalisti, diciamo così, di potenziali produttori di contenuti, è stato esponenzialmente, diciamo così, messo sotto la lente di ingrandimento questo tema. Allo stesso tempo, questo è un tema che in realtà ci dà anche un enorme vantaggio, un enorme beneficio, perché così come è stato esponenzialmente esagerato l'approccio alla pubblicazione, quindi la possibilità di pubblicare contenuti più o meno reali, più o meno realistici che siano, così è aumentata anche sicuramente in maniera esponenziale la possibilità da parte di ognuno di noi di informarsi e di verificare queste informazioni. Tema post-verità, infatti, ultimamente è stato spesso associato anche a un concetto di è stato associato all'aspetto della post-esperienza. Quindi post-verità, post-esperienza, l'ipotesi di poter verificare in qualsiasi momento qualsiasi tipo di informazione
solo semplicemente andando a scavare nelle opinioni e nella condivisione delle esperienze da parte di chi prima di noi ha avuto a che fare con la stessa realtà, con la stessa azienda, con lo stesso servizio o ha avuto una relazione con la stessa informazione. Bene, Giacomo, mi sembra che il tuo discorso sia particolarmente aderente al tema che ci hanno dato della Milano Digital Week e soprattutto al ciclo che noi abbiamo ideato, che proprio verte sulla verità e sull'intelligenza. Hai parlato di post-verità, adesso io volevo invertire le parole e parlare un po' della verità dei post, nel senso, in che modo questa considerazione che tu hai fatto impatta in qualche modo sulla brand reputation delle aziende? Perché sappiamo che la verità e l'intelligenza sono un po' alla base poi dell'esperienza di navigazione nel mondo virtuale. Sì, diciamo che la stessa trasformazione che abbiamo avuto e che abbiamo visto nel mondo dell'informazione l'hanno e la stanno vivendo in maniera diretta tutti i brand e in generale nel momento in cui anche noi siamo in grado di poter essere esposti su media o su più media digitali come autori di informazione o come produttori di contenuti. Diventiamo di fatto a nostra volta noi stessi un brand. Quindi oggi l'esposizione totale, la completa trasparenza, o meglio, la completa fruibilità online da un pubblico enorme, vastissimo e in tempi assolutamente ridotti, assolutamente limitati, ha fatto sì che questa lente di ingrandimento sia stata messa anche sulla reputazione dei marchi. Se una volta la reputazione online e offline in generale poteva essere distrutta solo magari da scandali di dimensioni importanti, di grossa entità e era soggetto allo zelo magari di qualche responsabile dell'informazione, a qualche giornalista che andava a fare un'indagine, un reportage approfondito per cercare di scovare eventuali tematiche nell'impatto sulla reputazione che il brand aveva sul tessuto pubblico. Oggi ovviamente qualsiasi tipo di esperienza negativa, qualsiasi tipo di errore o passo falso commesso viene immediatamente ingigantito ed è istantaneamente fruibile da tutti online, talvolta anche senza controllo. E quindi qua adesso, spesso ultimamente le aziende nell'ultimo periodo, ma già da un po', diciamo, da quando la diffusione dei social media anche a livello di popolazione è stata ampliata, diciamo così, alla quasi totalità del pubblico di riferimento, ovviamente la presenza online non è più soltanto diventata uno strumento essenziale per, diciamo così, consolidare la propria reputazione online, ma è anche uno dei punti su cui tutte le aziende quotidianamente devono fare i conti, perché ovviamente lo sanno magari soprattutto molto bene le imprese turistiche o tutte quelle aziende che hanno più piattaforme, soprattutto specializzate e verticalizzate sulla raccolta di recensioni, pensiamo agli alberghi, pensiamo ai ristoranti. Ovviamente l'opinione del singolo oggi è diventata al pari di una recensione che poteva essere pubblicata magari su una testata giornalistica qualche decina di anni fa in termini di visibilità. Quindi anche il singolo conta e anche la gestione della singola esperienza negativa da parte del brand è fondamentale per mantenere la propria reputazione. Bene Giacomo, grazie per questa investitura di responsabilità che attribuisci sia ai giornalisti che agli utenti normali, comuni, perché è una cosa che ci fa molto piacere sapere da un esperto come te e chiaramente ci fa riflettere anche sul tema dell'intelligenza. È una cosa che sta molto a cuore a noi di The Way Magazine, il corretto uso della rete e la corretta condotta che bisognerebbe avere nei confronti di tutto quello che recepiamo e che poi a nostra volta rimandiamo sui nostri canali. Questo mi porta a parlare di intelligenza, quindi abbiamo parlato di verità, adesso vorrei che tu ti esprimessi un po' sul tema dell'intelligenza nella digital age, sia da parte di chi fruisce dei servizi digitali, sia da parte di chi li crea.
Ma diciamo che dopo aver investito, come hai detto tu, il pubblico di responsabilità nei confronti della pubblicazione, diciamo che per fare una citazione un po' scontata si potrebbe dire che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi ovviamente il tema dell'intelligenza è sicuramente un connubio estremamente facile ed estremamente diretto. Se una volta erano pochi gli attori che potevano condividere informazione, e quindi diciamo così che da una parte c'era anche un approccio un po' meno responsabilizzato nell'approcciare, nell'affrontare criticamente l'informazione che ci veniva condivisa, nel senso che c'era un po' la sensazione che le testate giornalistiche, gli enti di informazione o comunque anche il ruolo della pubblicità stessa era sicuramente molto più autorevole, perché veniva visto come quella ristretta cerchia di autori e di produttori di contenuto che potevano dire qualcosa, e quindi quasi istintivamente c'era la sensazione che quel qualcosa che ci veniva detto dovesse essere per qualche motivo vero. Qui c'è poi un tema molto ampio che apre un dibattito sicuramente esteso e che è difficile sicuramente da fare in questo momento, quindi se sia ad esempio più vero un contenuto raccontato correttamente, o un contenuto solo per il fatto di essere condiviso sia più vero di uno che invece non è stato condiviso. Ma per tornare sulla domanda, diciamo che sicuramente oggi ci viene richiesta un'intelligenza e un'attenzione che qualche anno fa non era così necessaria per poter fruire e per poterci addentrare nel mondo digitale. Questo comporta il fatto che sicuramente ognuno di noi debba sentirsi sicuramente molto più responsabile quando fruisce un contenuto, quando condivide un contenuto, quando esprime la propria opinione, perché deve essere consapevole che non è più soltanto la propria opinione espressa a una ristretta cerchia di persone o con una, diciamo così, con una visibilità e con una diffondibilità limitata a quello che è la sfera del privato, ma costituisce un contributo che dura nel tempo e che raggiunge un'audience sicuramente estesa. Quindi il tema dell'intelligenza è quello di dover essere consapevoli che ogni informazione che fruiamo deve poter essere comunque soggetta a una scrematura critica, a prescindere da chi sia l'autore del contenuto. Per quanto riguarda invece il mondo delle aziende, diciamo che l'intelligenza applicata alla trasformazione, alla digital age, alla trasformazione digitale, rende, diciamo così, un po' duplice l'approccio alla pubblicazione dei contenuti. Quindi per tornare alla diciamo così, classica rappresentazione di quello che è il cervello diviso in due emisferi, quello creativo e quello razionale, diciamo che anche l'azienda che comunica, che si posiziona online, che racconta la propria identità, lo deve fare tenendo conto da una parte della creatività, della capacità di saper essere creativo e se stesso nella comunicazione e nel suo modo di porsi online, ma dall'altro punto di vista sicuramente diventa molto 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 più preponderante la necessità di porsi razionalmente tutta una serie di quesiti e di dubbi su quando condivido o pubblico un contenuto, fosse anche un semplice post online, come questo può impattare in maniera estremamente imprevedibile sull'audience a cui faccio riferimento. Benissimo, Giacomo. Questi sono sicuramente degli insegnamenti e dei tips che possono essere applicati non solo nel 2020, ma anche in futuro, quando questo video verrà fruito da, speriamo, tante altre persone. A tal proposito, volevo concludere la chiacchierata con te facendo riferimento al momento in cui questo video è stato registrato, che è la primavera del 2020, che sicuramente sarà ricordata come un passaggio storico molto cruciale nella storia contemporanea. Secondo te, queste considerazioni che abbiamo fatto oggi, in che modo possono essere rapportate
con i loro temi a quello che stiamo vivendo e al tema del lockdown, del distanziamento sociale e della fruizione che si ha dei mezzi tecnologici in questi frangenti così particolari. Ma diciamo che penso che sia chiaro a tutti, sia stato evidente a tutti come questa situazione, senza precedenti, almeno per quanto riguarda un periodo storico che avesse anche un tessuto digitale, un tessuto, diciamo così, online, così diffuso, ha una parte sostanzialmente, diciamo così, di imprevedibilità e quindi come tale di incertezza. Io nell'ambito della mia attività tocco anche spesso in maniera importante aspetti del marketing delle aziende, collaboro con loro anche su questi temi e tantissime aziende in questo periodo non avevano certezze. Ovviamente non le avevamo neanche noi, nel senso che certezze in questo periodo sono sicuramente difficili da avere e lo abbiamo visto su tutti i fronti. Quindi emerge ancora di più la necessità di tenere conto di questi due aspetti, quindi di intelligenza e di verità, diciamo così, da questo punto di vista, in una situazione come questa. Un altro tema che sicuramente è emerso e che è stato chiaro a tutti è come, in una situazione di questo tipo l'approccio e la richiesta, la necessità di avere accesso e di poter fruire di formazione e informazione sono stati due elementi preponderanti. E quindi è ovvio che anche in termini di responsabilità, quando diciamo così, l'unica fonte di certezza, di stabilità e di sicurezza viene data dall'informazione, sia che questa venga fornita da organi di informazione, da creatori di contenuti o dagli stessi brand, ovviamente richiede da parte di chiunque ne fruisca e da parte di chiunque diciamo così, ne condivida, a maggior ragione una considerazione in più per quanto riguarda il tema dell'approccio, onesto e responsabile con i contenuti. Benissimo, Giacomo. Mi sembra che abbiamo, diciamo, esaurito in maniera sintetica gli argomenti che ci eravamo dati. E adesso, sarebbe interessante vedere un po', se riusciamo a soddisfare le curiosità che sono state segnalate dal nostro pubblico, quando abbiamo annunciato sui nostri social che avremmo fatto una chiacchierata con te che sei uno stratega dell'innovazione. Quindi partiamo con la prima domanda, la possiamo vedere assieme qui. A che punto sono le aziende italiane nella trasformazione digitale? Ma allora, diciamo che mi posso riferire in maniera un pochino più diretta a quelle che posso aver toccato personalmente e in maniera, diciamo così, indiretta a quello che è un po' il panorama generale. Diciamo che sicuramente, per tornare anche alla domanda precedente, la situazione molto particolare e unica, mi verrebbe da dire, che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa e che stiamo ancora vivendo, anche se oggi con uno spiraglio, diciamo così, di normalità, ha sicuramente permesso alle aziende, loro malgrado, di fotografare ancora meglio la loro situazione e la loro attuale predisposizione alla trasformazione digitale. Questo perché ovviamente nel momento in cui ci siamo trovati costretti, per chi avesse potuto, diciamo così, beneficiarne anche solo ad esempio a mettere tutti i lavoratori, tutti i collaboratori in condizioni di poter lavorare in modalità agile, quindi lo smart working sostanzialmente, sicuramente molte aziende si sono rese conto che anche se avevano iniziato a considerare ipotesi di smart working, hanno capito che cosa vuol dire fare effettivamente i conti con una trasformazione digitale, ovviamente dei propri servizi e dei propri prodotti. Pensiamo al tema dell'e-commerce, pensiamo al tema delle consegne a domicilio, piuttosto che della possibilità di erogare i propri servizi e i propri prodotti anche in forme che non siano necessariamente quelle fisiche. Quindi diciamo che questa situazione, si è detto in questi periodi,
che è stato un acceleratore. È stato, condivido e confermo assolutamente, un acceleratore di tutti quei processi di trasformazione che potevano essere più complessi prima perché difficili, perché è un cambiamento e quindi il cambiamento di per sé porta inevitabilmente con sé difficoltà, resilienza, e i modi per procedere nel cambiamento sono o una forte determinazione e quindi la consapevolezza che il cambiamento è necessario, o come abbiamo visto in questo caso, la disperazione, quindi la necessità di dover cambiare per forza. Quindi viene da dire che la cosa fondamentale, secondo me, adesso, anche quando riprenderemo nel pieno della normalità, passami questo termine, è quello di non dimenticare quello che di buono ci può aver dato questo periodo di cambiamento forzato, diciamo così. Benissimo, mi sembra un buon auspicio. Vediamo se c'è qualche altra domanda che abbiamo selezionato tra quelle che ci sono arrivate. Che ruolo ha avuto il digitale nel periodo del lockdown? Questa mi sembra un po' più specifica rispetto a quello che ci siamo detti, però magari può essere anche declinata nel senso della socialità. E se noi pensi tu che porteremmo con noi magari qualche strascico di questo? Diciamo che il ruolo che ha avuto, in effetti si ricollega un po' anche a quanto detto prima, è stato sicuramente quello di consentire e permettere la continuità a tutte quelle imprese che hanno potuto effettivamente trovare un modo di proseguire digitalmente la propria attività, hanno tutto sommato dato un respiro, una finestra diciamo così, di continuità. Nel loro operato. Ha sicuramente dimostrato a tanti che quelle che pensavamo, tutta una serie di attività che pensavamo essere impossibili fino a 3 mesi fa o improbabili oppure riservate solo ad alcune elite digitali, oggi ci siamo resi conto che invece sono attività che possono essere alla portata di tutti. Banalmente, quello che stiamo facendo noi adesso, o per un'azienda, la possibilità di fare una riunione in videoconferenza. Dopo un primo, diciamo così, assalto iniziale al colmare la propria, diciamo così, conoscenza degli strumenti di conference call, di videoconferenza, io ho ricevuto questa richiesta una quantità innumerabile di volte nei primissimi giorni, per cui ovviamente la necessità di dotarsi di strumenti che consentissero questo tipo di comunicazione è stato forse l'esempio più lampante di come il digitale ci ha permesso di continuare a poter portare avanti tutta una serie di attività che prima pensavamo possibili solo ed esclusivamente all'interno del proprio ufficio all'interno di una sala riunioni. Ma questo è solo, diciamo così, la punta dell'iceberg, perché se io penso a dei temi che non sono nuovi, non stiamo parlando di novità, ma che sono sicuramente stati stressati in questo periodo a tal punto da aver accelerato fortissimamente la loro diffusione. Penso al 4.0, penso alla trasformazione all'Internet delle cose, all'industrial IoT, quindi a tutta una serie di trasformazioni digitali che sempre di più nel futuro ci consentiranno di garantire la continuità e la sicurezza nell'erogazione di alcuni servizi e nella fruizione di alcuni prodotti, a prescindere da un periodo come questo, che ovviamente ci auspichiamo non sia ripetuto nel futuro, ecco, quindi. Però diciamo che quello che di buono, come ho detto anche prima, possiamo portare a casa sicuramente sarà un vantaggio anche a maggior ragione in condizioni di ritrovata normalità. Benissimo, Giacomo. Mi sembra di capire che avremo sempre più bisogno di persone come te in futuro e questo ci fa piacere, Speriamo. chiaramente. Un'altra domanda è come influirà sul futuro? Come influirà questa necessità che abbiamo adesso sperimentato nel futuro? Magari, non so, si potrà prevedere qualcosa di realmente rivoluzionario, di un'epoca di cost saving, che abbraccia tante attività, tanti aspetti della nostra vita, secondo te?
Ma diciamo che da un certo punto di vista, per toccare anche quello che è un po' il tema, diciamo così, allargato, o comunque una delle keyword di questa Digital Week, che è quella della realtà aumentata, noi già oggi, stando, diciamo così, agli esperti, viviamo in quella che viene normalmente definita augmented era. Quindi siamo già nell'era aumentata. È un passaggio, diciamo così, storico, che stiamo vivendo da qualche anno. Era aumentata perché? Perché ovviamente il digitale aumenta le nostre esperienze, quindi ci dà la possibilità di aggiungere un livello al modo e alle modalità con cui noi fruiamo la nostra realtà. Che attenzione, non vuol dire digitalizzare le esperienze, ma vuol dire aggiungere un ulteriore livello a quella che è la nostra fruizione normale. Quindi diciamo che come influirà sul futuro, torno a una cosa che ho già detto, secondo me lo ha accelerato, ma mi piace pensare che in realtà fosse un'evoluzione, una trasformazione che era già in atto e che stava già avvenendo. E questo, Giacomo, secondo me sarà proprio uno dei temi che magari potremmo affrontare meglio e in maniera più esaustiva l'anno prossimo, magari in una Milano Digital Week, quando sarà più chiaro a tutti a che punto saremo arrivati con la digitalizzazione. Speriamo, poi diciamo che ho lasciato qualche compitino alle imprese in questa intervista, quindi andremo a vedere a che punto siamo della trasformazione. Benissimo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo lo staff tecnico di The Way Magazine che ci ha permesso di essere presenti alla Milano Digital Week 2020, un'edizione necessariamente tutta online, che abbiamo avuto l'orgoglio di abbracciare con i nostri temi. Vogliamo ricordare, Giacomo, delle indicazioni sulla tua professione, su dove possono trovarti i nostri utenti? Grazie Christian e a The Way. Mi potrete continuare a trovare digitalmente sia su LinkedIn cercando il mio nome e cognome oppure sul sito udeis.it. Benissimo, grazie Giacomo. Noi siamo invece thewaymagazine.it, ci potrete continuare a seguire sui social, principalmente Facebook, facebook.com/thewaymagazine.it e su Instagram thewayunderscoremag. Grazie per l'attenzione e per la partecipazione a tutti e a presto.